al cortile di Palazzo Vinci insieme a Marco Stella che funge da padrone di casa in questa occasione per presentare il libro di Giorgia Butera. Questo è il primo evento di una lunga serie? Intanto grazie, sì, fungo da padrone di casa perché come Cambio Augusto abbiamo voluto organizzare questo evento culturale in una location particolare che è il giardino di Palazzo Vinci, di questo gioiello che abbiamo in pieno centro in città e che speriamo appunto, come dicevi, sia l'inizio di una serie di eventi culturali che possano valorizzare le cose belle che abbiamo ad Augusta, magari nascoste. Al di là della proprietà ritengo che le cose belle debbano essere fruibili a tutti e quindi gli eventi chiaramente sono aperti al pubblico, anzi speriamo di raccogliere parecchie adesioni. Un impegno che parte dal mercatino dell'usato, come sta andando? Il mercatino dell'usato, la nostra attività di autofinanziamento ormai è diventata una realtà cittadina, lo dico con un pizzico di orgoglio perché è una cosa che è iniziata così un po' per ridere, un po' tra amici, ma si è tramutata intanto nel reale autofinanziamento del nostro movimento civico perché riusciamo a sostenere le spese mensili grazie al mercatino e anche a dare una mano d'aiuto a chi sta peggio di noi, ha bisogno di qualcosa e questo interscambio tra chi ha qualcosa in più con chi ha qualcosa in meno sta funzionando e funziona bene e poi si valorizza anche l'idea dell'utilizzo, del riutilizzo. Cioè deve passare alla filosofia che non è più il tempo di buttare subito via tutto, ma le cose che possono essere riutilizzate debbono essere appunto riimpiegate. Un'ultima battuta, cambia Augusta, Augusta cambierà? Augusta cambierà, di questo ne sono certo, cercheremo di svolgere a pieno titolo e a pieno ruolo il nostro impegno in questo. Il nome di Cambio Augusta non nasce per caso, è il nome del nostro movimento civico, è il nome della mia lista civica che mi sosterrà nella mia candidatura a sindaco di questa città, a prescindere se poi il vincitore sarò io o un altro, io sono convinto che Augusta possa e debba cambiare.